Una maxi operazione contro il commercio illegale è stata messa in atto in questi giorni dagli uomini del comando della Polizia Locale di San Giovanni Rotondo. L'importante operazione, denominata Natale Sicuro, ha portato al sequestro di oltre 600 prodotti illegali all'interno di esercizi commerciali della città, gestiti da cittadini di nazionalità cinese. Il materiale sequestrato era privo di marchio della Comunità Europea e quindi inidoneo alla vendita. Sequestrati addobbi natalizi, borse, giocattoli, materiale luminoso per gli addobbi, asciugacapelli, caricabatterie per telefonini e smartphone e tanto altro materiale privo dei requisiti per la vendita al pubblico. Ai proprietari degli esercizi sono state elevate sanzioni per un totale di 15.000 euro. L'obiettivo dell'operazione, spiega il comandante della Polizia Municipale Antonio Acquaviva, è stato quello di garantire la sicurezza delle famiglie, eliminando dal mercato prodotti difettosi e pericolosi per l'incolumità delle persone, in particolare dei bambini. Invitiamo la cittadinanza a non acquistare materiale cosiddetto cinese e a diffidare da chi vende merci contraffatte a prezzi molto convenienti. Il comando di Polizia Municipale, inoltre, è già al lavoro per il contrasto alla vendita di materiale pirico in vista della notte di Capodanno.